Lullaby sono il primo, anzi la primissima scelta della nostra seconda ospite. Grazie Verasani, benvenuta su Letture Metropolitane su Radio Elettrica. Buongiorno a tutti. Grazie per la scelta, anche perché ci porta fisicamente, ci trasporta in quegli anni e stiamo per entrare nel tuo lavoro con Audible, produzione Cora Media, Babylon Dahlia è il nome del podcast, la storia di Francesca Alinovi, ma volevo, dato che ho anche scoperto di aver fatto un esame su un tuo lavoro, conosco bene la tua abilità nel creare il contesto, l'atmosfera, quindi partiamo dai Cure per poi ti chiedo di portarci a Bologna. Come mai questa scelta e come arriviamo a Bologna nell'83? Intanto, essendo appunto una ragazza, diciamo così, degli anni 60, insomma da ragazzina ascoltavo molto la New Wave, sono cresciuta con la New Wave e quindi gruppi come i Divo, i Cure, i Cult, i Depeche Mode, gli Ultravox, insomma sono stati la colonna sonora della mia giovinezza e raccontando nel podcast quegli anni mi sembrava insomma una colonna sonora perfetta. I Cure poi io li ho visti in concerto tante volte, anche a Bologna, quindi Bologna insomma in quegli anni era molto molto fertile da un punto di vista musicale, nascevano anche qui dei gruppi che in qualche modo scimmiottavano, ma in maniera anche bella, quella musica. E non dimentichiamoci che poi nell'80 ci fu un concerto, vennero anche gli Smiths, insomma Piazza Maggiore brulicava insomma di musica, ecco, da tutte le parti, ecco. Eh sì, effettivamente è una città che veramente suona in una maniera diversa. Sì, Bologna è celebre per essere per avere un ambiente culturale particolarmente fertile e vivace, è sempre stato così. E tu lo racconti all'interno del tuo podcast, partendo, diciamo, inserendolo come contesto proprio di questo caso, del caso di Francesca Alinovi. Vorrei che mi raccontassi un po' come è nata la decisione di raccontare questo caso e come hai anche scelto il tono, il modo per raccontarlo. Certo, è stato un lavoro molto bello, un lavoro di squadra. I testi di raccordo tra un'intervista e l'altra sono stati scritti da me e da Tommaso De Lorenzis, con cui collaboro da anni, quindi c'era un rapporto di amicizia, insomma di complicità molto forte. Lui poi ha vissuto anche a Bologna per tanti anni e quindi insomma la conosce bene. Io invece ci sono nata, quindi in qualche modo ce l'ho nel DNA. E l'idea era raccontare un'epoca, un momento storico particolare, fulminante, forse suicida, nel senso che ricorda un po' in qualche modo una rivoluzione mancata, però insomma anni successivi, insomma anche agli anni di piombo, che a Bologna sono stati vissuti molto fortemente, e, fino ad arrivare poi alla strage del 2 agosto, quindi anni politicamente segnati dal brigatismo e da tutte queste stragi, e questo zampillare poi fino agli anni 80, che sono stati molto molto creativi, e dove Bologna era sicuramente una città che era avanti alle altre almeno di un decennio, che occhieggiava l'America e che univa, ecco, una sorta di interdisciplinarietà tra le varie forme artistiche, quindi dal fumetto alla musica al teatro d'avanguardia, a tutto proprio,
c'erano eventi, gallerie, c'erano proprio nascevano correnti ed era veramente bello. Io poi sono di una generazione successiva, quindi ero veramente ragazzina, ecco, però respiravo quel clima. Abbiamo deciso di raccontarlo e di raccontare anche in qualche modo il cuore nero di quegli anni, che è rappresentato appunto dai delitti del Dams, i due omicidi di Angelo Fabbri e Leonardo Polvani, di cui non sono mai stati trovati colpevoli, fino al più eclatante, il più famoso, che è quello appunto che riguarda Francesca Ninovi, che è stata una grandissima critica d'arte, una grandissima talent scout. E abbiamo cercato di ridarle proprio tutta la dignità della sua caratura professionale, e quindi non ci siamo soffermati, diciamo, sul lato, tra virgolette, morboso o solo crime di tutta la terribile vicenda, ma abbiamo cercato di raccontare proprio anche lei come donna e come professionista, insieme a tutti, diciamo, anche i suoi diari, i suoi batticuori, la sua solitudine, e tutto in questo scenario, diciamo, tondellianamente da weekend postmoderno, dove raccontiamo la città e raccontiamo un'epoca. Lanciando questa intervista abbiamo appunto citato brevemente il nome e il cognome di Francesca Linovi e subito è arrivato un messaggio al 351 5241101 di Fabrizio che dice: Francesca Linovi, una delle prime artiste a credere nel talento di Basquiat. Basquiat, Bologna, come è successo? Come è arrivato Basquiat in Italia? Magari soprattutto chi era Chi la era Francesca persona Linovi, Francesca infatti? Linovi? Beh, intanto in quegli anni Francesca, con questo fiuto da segugio sopraffino, se ne andò a New York, girava anche per il Bronx ed era alla ricerca di talenti. Quindi lei ne ha scoperti tantissimi, tra cui Basquiat, tra cui Keith Haring e tanti altri. E lei li conosceva a New York e lì portava in Italia, quindi è stata una traghettatrice di arte formidabile, perché le dobbiamo veramente tantissimo. Insomma, aveva una grande capacità di riconoscere il talento e di farlo arrivare fino a noi. Insomma, non era solo un'accademica, era sì, possiamo dire anche un artista a suo modo, anche se è stata innanzitutto una paladina, una mecenate, ecco. Il parallelo con Peggy Guggenheim mi viene un po' azzardato, correggimi se sbaglio. Non ho capito la domanda, Il perché sento molto piano. parallelo con Peggy Guggenheim ti sembra più azzardato o più corretto con i dovuti riferimenti storici modificati? Beh, parliamo di epoche diverse, però parliamo sempre di donne con un intuito e una preparazione molto, molto, molto forti, ecco, però insomma in epoche diverse. Poi Certo. Francesca ha studiato, non aveva, come dire, degli appoggi economici, si è fatta da sola, ecco. Senti, per preparare il podcast e poi insomma crearlo, dargli forma, che tipo di studio avete fatto? Che raccolta di materiale avete fatto? Come avete proceduto proprio fisicamente nella creazione di questo podcast? Beh, intanto c'erano anche molti, molti frammenti personali, molti aneddoti, molte cose, insomma, che in qualche modo facevano parte del nostro vissuto, perché è stata un'epoca che di riflesso abbiamo vissuto, insomma, con molta intensità e anche con un po' di mitologia. E quindi abbiamo letto tanti articoli. Abbiamo
selezionato, ecco, quello che ci interessava, ci premeva di più dire di quel contesto. E poi ci siamo avvallati di molte interviste con testimoni dell'epoca, dal docente di scienze delle comunicazioni Roberto Grandi, al fumettista Igort, all'artista Marcello Iori, Aurea Maglià, che è stato un mitico parrucchiere da cui anche Francesca andava per cambiarsi il look, per essere dark, come si era in quel momento, a Fabiola Naldi, che è un'esperta di Francesca Novi, e quindi tante giornalisti, Aldo Balzanelli, la cronaca nera dell'epoca, quindi insomma ci siamo avvalsi di tantissime testimonianze che potessero dare appunto corpo e voce ai testi, alle cose che noi abbiamo scritto su Francesca e su tutta sulla Bologna di allora, ecco. A proposito, una società anche. Dato che appunto tu sei nata a Bologna, Tommaso, il tuo collega nella scrittura, ha vissuto, come si lavora con un materiale così vivo, pulsante come la memoria, non soltanto dei testimoni che si intervistano, ma anche la propria, perché magari appunto hai incontrato queste persone, hai visto questi posti, hai sentito la stessa musica, sei andata nello stesso parrucchiere di Francesca, quindi c'è molta vita, molto personale in questo lavoro. Come si gestisce? È stato difficile oppure è stato un alleato questo elemento? Ma direi che è stato assolutamente un incentivo, perché in qualche modo chi è stato giovane in quell'epoca o anche solo ragazzino, come potevo esserlo io, che magari andavo alle medie, quando al liceo si parlava già insomma di questo delitto, di queste ombre, di questa città che improvvisamente diventava ombrosa. Si era un po' carte assorbenti, certo, di tutto quello che accadeva sia nella creatività che nella politica, che nella socialità, quindi c'erano scambi, c'erano tutta una serie di stimoli, ecco, che sicuramente ci hanno avvantaggiato nella scrittura di questo podcast. Perché erano atmosfere insomma che io ho assorbito presto, e quindi Francesca Novi per me ha sempre rappresentato una figura di grande fascinazione e anche di rimpianto, perché l'abbiamo persa presto e avrebbe potuto dare ancora molto di più al mondo dell'arte, però è una figura imprescindibile, una figura che si studia. C'è anche un premio dedicato a lei, e insieme a lei volevamo raccontare appunto tutto quello che ha rappresentato un'epoca forse appunto di rivoluzione mancata, perché sono stati scoppi, no, di grande libertà, di grande fantasia, che poi appunto nel tempo si sono omologati, sono sfumati, si sono appiattiti, insomma, però in quel momento preciso invece, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, c'era veramente un grande incendio di idee, no? Io non ho mai sfiorato Francesca Di Novi, però ho incrociato nella mia strada Tondelli e già insomma quello fu un incontro bellissimo, ecco. Poi successivamente personaggi legati al dance a Bologna come Gianni Celati, e quindi insomma vivere, nascere, crescere in una città come Bologna mi ha sicuramente avvantaggiato in questo racconto. Perfetto, sono molto contento di aver anche dato un assaggio di questo podcast di 6 puntate da 40 minuti ciascuna.
la parte che avete questa intervista appunto ha girato intorno alla magari la parte che forse il cuore true crime, ma volevo molto evidenziare il lavoro intorno a, a quello che magari si può trovare su anche banalmente online ma anche sulle varie le varie fonti giudiziarie eccetera eccetera, cioè molto di più. Tra l'altro ti volevo chiedere il titolo, perché? Beh, perché in qualche modo abbiamo pensato che Bologna era un po' una Babilonia in quell'epoca, e la Ninove è stata la sua Dalia, no, per fare proprio una citazione da Erroi, da James Erroi, e quindi insomma ci aveva colpito questa cosa di unire Babylon e Dalia. Perché prende dentro sia Bologna che Francesca, ecco. Perfetto. Grazie mille, grazie a Verasani. Babylon Dalia, il podcast lo trovate su Audible, prodotto da Cora Media. E la seconda scelta musicale sono gli Ultravox, sì, rientrano un po' in quel mondo. Raccontaci, certo, perché l'hai scelti. Gli Ultravox è stato uno dei primi concerti che io ho visto al Palasport qui a Bologna, e la mitica Vienna, insomma, tra l'altro è un pezzo che è anche nella colonna sonora di Qua Dis Baby di Salvatore, si è tratto dal mio libro, per cui sono molto affezionata a quel brano e sono proprio intrisa di tutta quella musica, di tutte quelle band. E siamo molto orgogliosi di poter dire che questi brani non sono non compaiono soltanto adesso per la prima volta su Radio Elettrica, no, fanno parte, trovano casa. Certo. Grazie mille, grazie a Verasani. Grazie a presto. A voi. A presto. Grazie, un abbraccio, ciao. Grazie.